l'altra cosa, perché la Campania non si è adeguata? Perché De esatto, anche a Luca me dice di incuriosisce no. molto De Luca. Allora, Bonaccini. io non so chi non avesse, non, sinceramente non lo so chi avesse tolto o non inserito le nostre linee guida dentro diciamo così, come riferimento del DPCM, perché in verità l'altra cosa che avevamo chiesto, che era il cambio del comma 6 dell'articolo 1, non vi sto ad annoiare, era stato prontamente inserito dal governo Conte. Quindi abbiamo risolto quella questione. Può capitare che ci siano questioni sulle quali non si trovi immediatamente un accordo, ma per me sono i fatti che valgono più delle opinioni. Quindi alla Perché De fine Luca non abbiamo firma sistemato, certo. e addirittura parla Ma di cose, come ha detto, se ho capito bene, finzioni e perché responsabilità? perché De Luca intende che non è stato chiarito del tutto il tema di dove stiano le responsabilità. In realtà, siccome quel testo del decreto fa riferimento ai protocolli, e i protocolli sono quelli delle regioni, non ce ne sono altri, secondo me la cosa è abbastanza chiara. Ho letto stamattina un'agenzia che in realtà, Vincenzo, che io personalmente, opinione personale, continuo a considerare un eccellente presidente di regione, ha firmato ieri sera poi l'ordinanza, però è una cosa che ho letto in un'agenzia e non so se sia vera. Ora verifichiamo, per il momento qua dice che riparte giovedì e tra l'altro dice che bisogna ripartire giovedì perché ho bisogno di tempo, cosa che in realtà nei miei collegamenti di stamattina ci stiamo rendendo conto che è vera, perché effettivamente tutti sono in affanno rispetto a regole venute fuori così tardi. Poi certo lei dice che l'Emilia Romagna ha fatto da sola benissimo, ma non è tutta uguale l'Italia.